Con l'approssimarsi della stagione estiva, la Pro Loco di Fano ha presentato il programma di manifestazioni ed eventi 2015, che da questo mese di maggio fino ad agosto saranno l'asse portante dell'estate. Nella sede di quella che possiamo definire la madre di tutte le associazioni, la cooperativa Tre Ponti, il suo presidente Etienne Lucarelli, alla presenza di amici, soci, sostenitori e tutte le associazioni della città che collaborano in tutti gli eventi, ha orgogliosamente mostrato il pieghevole coloratissimo che ben spiega date e tipologia di evento, sotto gli occhi anche attenti di assessore e sindaco. Suddivisi in due grandi blocchi, feste campagnole ed eventi culturali, appuntamenti diventati ormai dei capisaldi, si alternano a qualche novità, come la festa della musica europea a giugno, a tutta birra sempre a giugno, confermatissimi invece in giro per Fano ad agosto e la festa della Crescia Matta a luglio e nonché il paese dei Balocchi. Quest'anno abbiamo deciso come Pro Loco di promuovere gli eventi nella città di Fano per tutte le associazioni che aderiscono a questo progetto della Pro Loco, così proprio con questa locandina che riporta all'interno tutti gli eventi suddivisi in eventi culturali e feste campagnole. Le feste campagnole sono quelle che appunto richiamano agli eventi di quartiere dove abbiamo orchestre in stile da mangiare campagnolo, e gli eventi culturali invece sono tutti quegli eventi che faremo all'interno della città di Fano che richiamano alla storia, alla cultura, alle tradizioni della nostra città. Nell'occasione è espletata anche l'approvazione del bilancio della Pro Loco, che ammonta a 111.173 euro, di cui 75.000 spesi in progetti e 29.000 in beneficenza.